ritrovati tutti gli amici di Olimpo TV e anche questa sera del canale della Lega su LNP Channel. Si alza la palla 2 dell'ultimo derby del girone A di Supercoppa. Dicevo, mette in palio appunto la qualificazione alla seconda fase. Coltro un contatto, scarico in angolo per Tarditi con spazio, segna in lunetta lo stesso Danna. Qua ubriaca la difesa, va fino in fondo 7-0, forse c'era anche un contatto. Un tiratore 60% da 3 in queste prime due partite di Supercoppa. Ancora Danna, da via una grande palla per il taglio di Antonietti. 13-10 Alba, ultimo minuto da giocare. Secca ancora a segnare, meno 1. Scorsa stagione miglior realizzatore di Oleggio con 17 punti abbondanti a partita. Vola Reggiani e va a schiacciare, eccolo il canestro dal campo che ancora non aveva segnato, e lo va con i fuochi d'artificio dall'altra parte. Scambio di grandi azioni. E poi Coltro, blocco di Tarditi, allora Coltro si prende un allarmetto e tiro e segna per il 29-24. Perde la sfera che gli rimane tra i piedi e allora Tarditi per Danna dall'altra parte. Cialcica, Paperto scaccia, forse arriva il contatto. Coltro va a prendersi di nuovo il pallone, dentro per Tagliano che finta, camerierata sulla sirena Danilo Tagliano. Scherziamo per i giocatori. Antonietti in angolo con un po' di spazio, segna. Gioca a due con De Ross, sale in cielo a stoppare, chase down di Reggiani, esplode il palla 9-5-8. Tutto l'atletismo del 25 in questa azione. E poi dall'altra parte, senza soluzione di continuità, Francesco Reggiani. Centro, evita Pilotti, continua a spingere, la alza per Tarditi, scarica per Tarditi, extra pass per Toppino che aveva pensato al tiro, ci pensa poi Danna dal 6-75. Praticamente c'erano tre giocatori biancorossi contro due. Sec dall'altra parte punisce invece il contropiede, un passaggio che sembrava corto. Reggiani 10 secondi allo scadere di 24, ancora Reggiani cade a terra ma riesce a deviare la sfera verso Cianci che si prende un tiro impossibile e segna con tanto di fallo di Negri. Aspetta a rientrare dei suoi, c'è Tarditi abbandonato sulla linea di fondo, si divora Pan, poggia di mano destra il 73-51. Novello a dar la palla dentro, arriva nelle mani di Elmini, che di, chiedo scusa, di Toppino che prende la tripla. Anche Alberto Toppino si iscrive a referto nella partita. Non si prende lui l'ultimo tiro, se lo prende Romano, si spegne sul secondo ferro, il pallone portato a terra da Farina, finisce la partita. Alba alla seconda fase, non facile con squadra in parte rivoluzionata, ma Alba ha dato ottimi segnali e adesso si vola alla seconda fase. E vola sì, agli ottavi di finale della Supercoppa, centenario della Serie B, All the Wild West. Un grazie come sempre di averci seguito in tantissime con affetto anche questa sera da Pietro Battaglia e Cristian Sopegno. È davvero tutto, appuntamento alla seconda fase della Supercoppa centenario. Tutti, tutti, tutti!